Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in quest'altra puntata di Loletta 5 Channel. Mi vedete un po' free con i capelli super bagnati e lunghi, guardate finalmente raga, mentre siamo arrivati alla stessa altezza dell'anno scorso. E oddio la cervicale. E niente, ho appena visto che i miei contro te su YouTube hanno disattivato i commenti. Dice, cosa c'entra questo discorso? Il discorso va per YouTube in generale. Quando io ho iniziato YouTube, ok, principalmente l'ho fatto per me stessa, ma in realtà l'ho fatto per le persone, cioè per avere, diciamo, un contatto diretto con la gente, con i commenti, se no che senso ha? Ho iniziato a scartare e a vedere i loro video e praticamente hanno disattivato tutti i commenti di tutti i video. Quindi le persone, i bambini più che altro, non possono né più commentare né essere salutati. Così diventa una specie di televisione, quindi non è YouTube, è una televisione. Il bello di YouTube, di internet, è il fatto che il pubblico può dire la sua in contemporanea, attraverso le live, attraverso i video, può commentare, può fare insomma quello che vuole. Così è veramente molto restrittiva come cosa, è super finta, per non parlare di Vito per la vita che si è comprato tutti gli iscritti praticamente. Perché questo è passato da tipo 100 iscritti a subito nel giro a 1000, addirittura 100, adesso 460. Cioè ragazzi, veramente, io non ho mai comprato nessun iscritto, mai lo farò perché non mi interessa avere iscritti fasulli, veramente. E le persone, infatti, che mi seguite siete tutte persone vere, reali, che mi volete bene e preferisco avere pochi iscritti e non guadagnare su YouTube ed essere me stessa, che è praticamente guadagnare su YouTube e poi non avere, diciamo, veri iscritti. Niente ragazzuoli, oggi è esattamente giovedì 18 giugno del 2020, addirittura io non sono andata ancora ovviamente a mare, perché col fatto che lavoro non ho neanche il tempo di cacare, ho fatto anche prima ed è vero questa cosa. Spero di andarci sinceramente il più presto possibile, penso ormai fine mese, non lo so, però devo comprarmi un nuovo costume e un paio di tappine nuove, perché ovviamente il costume che ho è molto vecchio, quindi devo comprare un costume molto più bello e più moderno che ovviamente poi vi farò vedere. Niente, piccolo break, piccolo video così per farmi viva un pochettino tra di voi e spero anche che da qui a un mese, entro fine luglio insomma, di comprarmi l'iPhone e vediamo di invece ritornare a casa, perché mi è arrivata la prima bolletta della luce e ho speso 90 euro in un mese e veramente ragazzi è tanta roba, troppo secondo me, e ancora mi deve arrivare l'acqua, quindi oggi domani andrò a pagare questa bolletta. Non lo so, sinceramente mi aspettavo leggermente di meno, però staremo a vedere. Ciao ciao.